Buongiorno, questa volta il vlog lo inizio così, salutandovi, perché oggi vi porto in un posto, a Villa Guardia, praticamente 20 minuti da noi, in un agriturismo dove ci sono tutti gli animali, cioè tanti animali, e si mangia tipo formaggio affettato, quelle cose lì tipo da montagna, in poche parole. E dato che volevo fare questa piccola recensione, portarvi con me, praticamente, così se volete venire anche voi quando siete qua in zona Como, sapete dove andare a mangiare. Per cui, dato che è la prima volta che ci vado, voglio provarlo e poi vi farò sapere a fine video, a fine vlog, come mi sono trovata. E dato che non voglio parlare tanto, questo video spero che dura poco. Ovviamente è un vlog perché l'avete già letto nel titolo. Io sono vestita, adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, allora, con la maglietta, quella di Zara. E praticamente così, per farvi capire, perché ogni tanto le ragazze vogliono sapere quando faccio un vlog come sono vestita. E niente. Adesso faccio anche le foto così poi le metterò su Instagram e voi se ancora non mi seguite su Instagram fatelo adesso che così vedete tutte le foto che pubblico. Detto questo andiamo perché sono le 11:30, ho prenotato per le 12:30 così me la mangio un po' più tardi e niente, per cui andiamo. Limite 50. Non l'ho mai visto questo posto. C'è la connessione. Quanti? Sono usciti di là. Qui non c'è niente. Qui sono tutti fuori. Stanno dormendo. Oh mio Dio. Mamma e papà questo sono. tiro, Figli stanno in giro. tiro una scureggia, ci può cadere giù tutto. Guarda, mamma mia, come sono grossi. Sono grossi, eh?
quasi quasi gli dico se mi danno il fieno. Che palle. Ciao. Aia. E qua cosa c'è? Maiale. Un altro maiale? Due. Che piccolo. Mamma mia, com'è piccolo. Ma perché non sto colore un po' diverso? Cioè, nero, grigio, rosa. Sono sempre paura. Ui, scusi. Sono anche bianchi, sono solo stato. Cioè, praticamente ci sono anche le case dove puoi affittare e venire qua a dormire. Tanto abbiamo preso la cartina. Ah, ma sono arrivati! Ciao, piccini! Che belli! Ciao, pecorina! Direi che hanno fame. C'hanno fame. Guarda quanti gallini. Mi dai un uovo? Che cosa? È ora della pappa. Praticamente quello. Eccolo. Ma se scappa. Recinto elettrico. Ma se scappa io come faccio? Ma dai. È vuoto così. Non vuole uscire il maiale. Ma no, eccolo. E cosa fa? Avanti e indietro. Secondo me fa avanti. Fa avanti. Che schifo! Ma che schifo! Ma guarda te! Che maialino tutto sporco! Dai, vieni fuori. Vieni fuori, bello. Bravo. Sei un po' sporco, eh? Fai un po' schifo. Ciao. Dove vai? Perché fa avanti e indietro? Se non prendevamo il tagliere è un 10 ore. Qui è l'orto. Pagavo 27 euro. Però comunque hai mangiato. Ma qui cosa c'è dentro? Hai mangiato il primo, il secondo, il dolce. Chi c'è qua? Nessuno? Maiale. Mamma mia! Che brutto! Sembra morto. Scusi? No. A me sembra morto. Ma tutti che dormono? Di qui abbiamo i cavalli con l'asinello. Ma che carino! Che bello! Wow! Ecco! C'è un vento che spacca. Bacino, bacino!
vicini. Cosa vuol dire? Ciao bello. Che strana cosa. Ha gli occhi gialli. Prima erano qua vicino. Che strana. Questo asinello qua si fa accarezzare. Ciao. È un po' sporco. Ti devo poi essere pulito. Poverino. Però sono belle le orecchie. Andiamo a vedere i maiali. Mamma mia. Com'è grosso. È grossissimo. Diciamo che puzza un po', eh. E poi tutto sporco. Mamma. Io non avevo visto che c'era il coniglio. È piccolino. E ce n'è anche uno qua. Poi se tutti vicini scappa. Ma guardate. No, sono entrati. Ma non fa più niente. Specialmente quello che si è tuffato dentro, che schifo. Dopo resta tutto sporco. Ma secondo me dovrebbe chiudere il cancello, se no entrano ogni 2x2. Li ha buttati fuori. Che schifo. Beh, direi che ti sei conciato, eh. Madonna, sei grosso. Che schifo. Adesso ho capito perché quella è una fonda. Per quello che era gialla. Che scena piattosa. Grazie per questa scena. Potevi risparmartela. Buonanotte. Sembri te, sembri. Tu sei. Che ci manca pure il culetto. Pure il culetto. Cosa fa? Ecco, adesso va dentro anche l'altro. Che schifo, dopo ci ha pisciato dentro. Beh, direi che fanno un bel bagnetto, eh. Specialmente. Cos'è che ti stanno dicendo?
si capiscono tra di loro, giustamente. E parlano. Non si può. Dentro, ciupati dentro. Non più rimasto pulito con per adesso. Ma c'è una puzza. Ma cosa, quello lì è più piccolino. Vedi, non lo lascia stare, era un piccolino. Guarda. Olè. Guardate. Ma che dai. Sembra un po' morto. Ma fa caldo? Fa caldo. Io lo faccio avanti e indietro. Ciao. Ciao! Ciao! Buonanotte! Che bello! E qua è chiuso. C'è il laghettino. Allora, vediamo se così si vede bene. Abbiamo fatto un giretto nei negozi a Villa Guardia, per cui non ho ripreso perché ho detto tanto è inutile fare le riprese così alla cavolo. E poi abbiamo mangiato il gelato perché non sapevamo dove andare, per cui siamo stati un po' nei negozi. Non ho trovato niente che mi piaceva e non ho comprato niente. Adesso sono ormai le 5. 5:10. Più o meno. Comunque volevo farvi vedere il bigliettino, che è questo qua. Praticamente tutto questo è il posto dell'agriturismo, che è grande, solo che in settimana un pezzo è chiuso, per cui solo a sabato e la domenica c'è un altro pezzo di giardino dove ci sono altri animali, da quello che ho capito, poi non lo so. Comunque qua fanno i formaggi, i salumi. Questo è il dentro del ristorante, che per il momento si deve mangiare fuori e non dentro. Poi vabbè, qua c'è la spiegazione. E poi queste sono le camere, qua ci sono le camere del... se uno vuole affittare una camera per star lì a dormire, in poche parole. E poi vabbè, ci sono gli animali. Gli animali, i cavalli, tutte quelle che vi ho fatto vedere prima. E basta, c'è il sito, se volete andare a vedere
il sito, se siete interessati, che volete andare là, che volete passare di qua, non so. E in totale per mangiare in due abbiamo speso 37,50. Allora, io ho preso un menù completo, 10,50 euro. No, due menu completi. No, mi costava 13. Allora, un menu completo di 13 euro che ha preso lui. Il mio Perché tu non hai preso è un piatto. hai preso solo un piatto, perché abbiamo preso Perché, allora, l'antipasto l'antipasto, cioè quelli e la forma. formaggi e salumi, 10 euro solo l'antipasto. Io ho preso le patatine fritte e le costine col miele che costano 10,50 euro, per cui non ho preso solo un piatto, e poi ho preso il dolce che costava 4 euro. Totale 37,50 euro. Praticamente io ho mangiato l'antipasto, il secondo e il dolce, e lui invece ha mangiato il Primo, secondo. antipasto primo e secondo. Il caffè, però Antipasto di il quanto? caffè qua non l'ho visto che te l'ha fatto pagare, era No, niente, compreso. compreso. C'è l'acqua Ah. o la Per cui bibita? lui con 13 euro praticamente ha mangiato il primo, Tutto. il secondo, il contorno con il caffè dentro. Questo, poche parole. Allora, come prezzi non erano, diciamo, eccessivi, erano buoni come prezzi. Il mangiare era buono, non era, diciamo, era buono, poche parole. Gli animali erano un bel po', c'erano tanti animali, c'erano anche le mucche che però le ho viste dopo perché Erano erano chiuse vicino lì. le strade, solo che dato che era chiuso quel pezzettino lì e lo aprono solo a sabato e a domenica, nel week in settimana praticamente non lo aprono. E allora c'eravamo solo noi, infatti poi ho fatto le foto che poi vedete su Instagram, le foto che ho fatto e niente. Questo è praticamente, si chiama agriturismo La Pioppa. Se volete andare a mangiare e a vedere gli animali o a portare i bambini o i figli, eccetera, io ve lo consiglio perché come posto è buono. Poi sono gentili, è grandissimo, puoi fare le passeggiate e vedi praticamente gli animali che ci sono. Tutto qua, per cui non è male come posto. Io ci potrei ritornare perché se fai l'altro menù di 35 euro, secondo me mangi di più ed è molto. Cioè, ci sono più cose buone, per Fanno cui sul salto nel menù. non lo so, secondo me ogni tanto cambia perché oggi c'era il menù, no, come si chiama? Il menù del giorno. Cioè, ogni tanto fanno il menù del giorno, per cui Un settimo. ogni cosa c'è diverso, in poche parole. Niente, questa è la mia recensione, per cui mi sono trovata bene, è ottimo, non è male. La torta e tutte le cose che ho mangiato che vi ho fatto vedere erano buone e niente, per cui ve lo consiglio, andate a visitarlo, a vedere, a mangiare, non lo so. Se per caso andate, fatemelo sapere sotto nei commenti. Detto questo, io chiudo qua perché ovviamente era una recensione di questo posto, volevo cambiare un po', diciamo, il vlog e fare un po' delle recensioni in giro. Se per caso vi piace questo video, questa tipologia di video dove faccio recensioni sui posti, eccetera, fatemelo sapere che poi ne farò altri. Secondo me è anche carino perché poi uno vede se può andare, se non, se è consigliabile, se non è consigliabile, secondo me. È buona come tipologia di video. Non lo so, fatemi sapere voi. Noi ci vediamo al prossimo video, prima che parlo fin troppo. Ciao!